Una buona giornata a tutti i nostri lettori, una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Ci mandate sempre lì nel mezzo a raccogliere opinioni e noi lo facciamo naturalmente con molto piacere, anche perché da quelli che sono gli aspetti dettati dagli ascoltatori sono anche il pensiero principale del nostro primo cittadino, che durante la 37esima marcia per Ciosa e Marina ha detto: me la gusterò lentamente camminando e non di corsa, perché così potrò vedere quali sono quegli angoli ulteriori dove si può migliorare. Nonostante ci sia un grande lavoro di Veritas, ci sono appunto tante persone che ci dicono che bisognerebbe avere più cura per quello che riguarda la pulizia di alcune aree. E allora andiamo a sentire con i nostri concittadini, andiamo a sentire le loro opinioni. Secondo me potrebbe essere migliorata soprattutto il corso, i portici e soprattutto le calli. Le calli, i portici, in generale per quello che riguarda diciamo il comportamento dei concittadini o anche per una sistemazione diciamo generale? Secondo me in generale, ma soprattutto da parte dei cittadini, ci vorrebbe più pulizia e amare di più questa bella città che abbiamo, Chioggia. Secondo me dovrà essere più pulito il Lusenzo, che è un posto importante e invece viene un po' lasciato a se stesso, e il Parco degli Orti e poi qualche altro piccolo posto dove non vengono fatte le pulizie giornaliere, vengono lasciati a se stessi certi punti di certe calli e anche certe volte sotto i portici. Allora, diciamo che per il mio la città con il nuovo sindaco è già migliorata abbastanza, questo lo dobbiamo dire. Mauro Ermelao si è già prodigato tanto, io l'ho anche chiamato per il negozio perché i sottoportici erano sporchi. Lui ha detto che farà un piano di pulizia Veritas. In realtà l'ho visto sulle foto postate in Facebook, perché io più di negozio qua non sono, e c'è stato, però come portici no. Io vedo gente che pulisce, gente che specialmente nelle rive di Sottomarina, vedo gente che pulisce e lavorano e poi, allora o sono in pochi per pulire meglio, ci vogliono altri lavoratori, altrimenti bisogna. È quello che non vedo mai, per esempio, che non c'entra niente forse il fatto di pulire. Io in piazza qua, quando vengo la mattina così a passare un'ora, io non vedo più nessun vigile, non vedo più, vedo tante macchine e basta. Beh, per la pulizia un po' dappertutto, sinceramente. Dobbiamo stare un po' più attenti anche noi altri, però tutta la zona di Chioggia c'è un po'. Quindi lei dice una nostra attenzione maggiore e un po' in generale. In generale, un po' in generale, un po' dappertutto. Lucio, Tony, due nomi, ma ci darai una unica indicazione. Allora, secondo te, dove bisogna intervenire? Beh, secondo me, visto anche l'interesse che abbiamo avuto come città, come proposta di città culturale, dobbiamo intervenire sicuramente sulla viabilità. Viabilità è un nodo cruciale per il turismo, perché vediamo in questi momenti, specialmente della Pasqua, delle feste che abbiamo avvicendato, il caos totale, specialmente nel rive del Canale San Domenico, con i divieti di sosta che non sono presi in considerazione, mancanza di vigili, cioè un po' di tutto. Questo va contro sia al turista, e oltre che a noi commercianti e a noi anche cittadini in generale, perché poi i cittadini si ritrovano con le macchine dappertutto, perciò un'attenzione particolare alla viabilità. Quindi tu dici importante anche non solo la pulizia, ma l'ordine anche sotto quel punto di vista, perché l'ordine poi richiama a livello da generale una attenzione ulteriore. Termino con la signora. Rivavena sta diventando un po' il nostro gioiellino, il nostro salottino, quindi anche in questo caso massima attenzione per coloro che vogliono transitare in un luogo pulito. Massima attenzione, sì, un po' di accortezza, soprattutto un po' di accortezza. Grazie e buona mattinata. Grazie. Buongiorno. A voi.